Grazie Presidente, colleghi senatori, il mio ringraziamento naturalmente ai colleghi Romeo e Stefani per essersi preoccupati di questa tematica già nel recente passato con la precedente legislatura e ben hanno fatto a riproporlo in questa legislatura per cercare la convergenza di tutti quanti noi su un provvedimento del genere. Beh, diceva la senatrice Cucchi che mi ha preceduto. Dando chi di noi non ha un anziano in famiglia, considerato che gli anziani sono coloro che sono oltre 65 anni, a prescindere dalla inabilità o meno, dal livello di abilità. E diceva giustamente la senatrice Cucchi che le raccomandazioni che si fanno ai nostri familiari, attento a non aprire al tecnico perché si camuffa, si nasconde dietro colui che dovrebbe venire a prendere la lettura del contatore, purtroppo una volta era così. Oggi invece assistiamo che si è trasformato il sistema ed è quasi diventato un business. Perché dico questo? Dico questo perché se pensiamo all'anziano che viene affidato a un parente e il parente con la scusa che si deve andare a pagare la pensione si fa fare una procura e con questa procura naturalmente mette in atto di tutto e di più. Così se pensiamo poi ai badanti che addirittura arrivano a sposare gli anziani per raggirarli e cercarli di radere lassuolo. Così come ancora un anziano che si rivolge a colui che dovrebbe essere un punto di riferimento, si rivolge al parroco e assistiamo perché basta andare a fare una ricerca su Google e vediamo che di truffe di questo genere ce ne sono a dismisura, addirittura ci si rivolge a dei legali, ci sono degli avvocati che sono stati indagati per aver circuito degli anziani, beh, allora non possiamo più parlare del caso che viene organizzato, di quelle bande che vengono organizzate per cercare di raggirare gli anziani, però purtroppo dobbiamo pensare che effettivamente si sta creando una sorta di business attorno agli anziani. Ed è proprio per questo, considerato che i dati testé citati dal collega che mi ha preceduto sono dati reali, perché in Italia ci sono sì 14 milioni di pensionati, di anziani oltre 65 anni e di questi il 18% effettivamente sono anziani disabili e quindi con scarse capacità. Allora, come ben ha fatto il governo Meloni, si è preoccupato degli anziani perché gli anziani effettivamente non devono essere un peso, ma devono essere una ricchezza da tutelare e non a caso abbiamo approvato di recente il decreto anziani. Io faccio mia una riflessione portata in commissione proprio ieri dal collega Scarpinato, il quale dice: provate a immaginare quattro energumeni che sfondano una porta di un anziano, entrano in casa, lo raggirano, lo derubano, magari lo maltrattano, nonostante colti in flagranza di reato non possono essere arrestati, se prima l'anziano entro le 48 ore non procede a querela. Siamo all'assurdo. Ben ha fatto il collega Scarpinato a sollevare che effettivamente la legge Cartabia va rivista, perché non è assolutamente così che si può procedere. Ed è per questo, collega Scalfarotto, che purtroppo questa maggioranza è costretta a portare provvedimenti quotidianamente in aula per cercare di modificare. Io mi auguro che nel prossimo futuro ci occuperemo di modificare effettivamente questa legge Cartabia e che ci sarà la massima condivisione da parte di chi siede in questi banchi. E allora, naturalmente, da parte di Fratelli Italia, certo, non ci può che essere un voto favorevole a questo provvedimento. Grazie.